che oggi il sito di una qualunque pubblica amministrazione italiana e in particolar modo di una scuola debba avere 4 macro aree che debbano essere presidiate comunque. La prima macro area è l'area di nuova introduzione che si chiama amministrazione trasparente, in cui dovranno essere inserite tutta una pletora di contenuti, forse eccessivi. La seconda è quella in materia di Albo Online, cioè la sezione del sito dove noi andiamo a fare la pubblicità legale. Dopo vedremo che tipo di atti dobbiamo pubblicare. La terza, la parte relativa ai servizi in rete. La quarta, la parte relativa alla comunicazione istituzionale. Chi siamo, cosa facciamo, perché lo facciamo e tutti gli altri contenuti che sono di interesse, che noi riteniamo di interesse ai sensi della legge 150 del 2000 per la nostra utenza. Non è un lavoro da poco, noi ce ne rendiamo assolutamente conto, ma come dire, dobbiamo assolutamente dirlo, perdonatemi, Roberto lo sa che questa è la porta d'ingresso del mio personale bestiario dei siti della pubblica amministrazione. Io, grazie a tanti amici tra cui Roberto, prendo una serie di cose che non funzionano. Allora guardate, Albo, sull'Albo l'anno scorso già ci siamo detti tante cose, dopo grazie alle domande ne recupereremo altre. Guardate che è molto importante, ad esempio, quando io ragiono sull'Albo, ragionare in termini di presidio e di sicurezza. Esempio, proprio qualche giorno fa mi segnalava un mio contatto che il sito dell'azienda, un'azienda sanitaria siciliana, cosa aveva fatto? Aveva avuto quello che in gergo si chiama un deface, no? E quindi nella pagina relativa ai concorsi, ovviamente un buon tempone, ma probabilmente se il sito non aveva i giusti accorgimenti di sicurezza non era neanche difficile, cioè se non hanno cambiato le password di admin dell'installazione del CMS che c'è stata fatta, probabilmente l'utente è entrato e ha modificato. Attenzione, questo non è soltanto un problema di danno all'immagine, perché ovviamente questa cosa va, ma voi pensate che a me sono arrivati alcuni utenti a segnalarlo dopo che da 24 ore lo avevano segnalato all'amministrazione, cioè avevano segnalato all'amministrazione l'esistenza di un problema, per 24 ore questo messaggio è rimasto su. Dopodiché, non ho fatto lo screenshot, ma l'amministrazione ha tolto, ha tolto dalla rete tutto il sito, mettendo una pagina sito disattivato per attività hacker, che è una cosa che non avevo mai letto in Italia. Attenzione, a prescindere dai danni all'immagine che questo può avere per l'amministrazione e per l'istituto, di cui poi qualcuno, visto che esiste un obbligo di sicurezza, articolo 50 bis del codice dell'amministrazione digitale, io devo provvedere alla continuità operativa disaster recovery con dei piani che devono essere adottati annualmente, a prescindere da questo mi pongo un problema di normale operatività, e cioè se l'Albo Online serve per assicurare la legittimità degli atti, se io non ho un sito che sia per una settimana, per 3 giorni, io di fatto non posso fare la pubblicità e quindi non posso, ad esempio per le nomine dei supplenti, per conferire legittimità a quel determinato tipo di atto, con tutto quello che ne consegue. Ma arriviamo alle novità. Abbiamo 2 tipi di novità. Il primo è rappresentato dai cosiddetti open data, articolo 52 del nuovo codice dell'amministrazione digitale, in realtà del nuovo codice, perché ogni modifica dobbiamo metterci un nuovo. L'articolo 52 del nuovo codice dell'amministrazione digitale introduce un principio che si chiama principio dell'open by default. Questo è molto importante. Che cosa significa il principio dell'open by default? Significa che tutti i dati e documenti che sono pubblicati sui vostri siti, in assenza di una licenza diversa, devono ritenersi rilasciati come dati di tipo aperto, cioè vuol dire che chiunque può non solo accedere a quei dati, ci mancherebbe visto che siete una pubblica amministrazione, ma chiunque può riutilizzarli anche per finalità commerciali con l'unico obbligo di citarne la fonte, punto. Quindi abbiamo elaborato un principio, fortunatamente, per cui i dati che sono presenti sui siti delle amministrazioni diventano fonte di non solo conoscenza, non solo strumento di trasparenza, ma probabilmente anche strumento di creazione di nuovi modelli di business, dall'infografica all'applicazione e via discorrendo.
Ma la vera novità, ed è proprio una novità, nel senso che ne festeggiamo 20 giorni dalla vigenza, 20 aprile 2013, questo decreto 33 del 2013. Cos'è il decreto 33 del 2013, detto anche decreto trasparenza? È la norma che attua il decreto la legge anticorruzione, ve la ricordate, la legge 190 del 2012, si parte dal presupposto per cui la corruzione si combatte con la trasparenza, che mi sembra già un buon assunto, lo abbiamo capito tardino, ci sono paesi come la Svezia che l'hanno capito intorno alla fine del 1700, gli Stati Uniti lo hanno capito nel 1966 con una norma che si chiama Freedom of Information Act, noi lo capiamo come dire, nel 2013, però vabbè, insomma, meglio tardi che mai, dice il proverbio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel 5 aprile, visto che non sono previsti dei termini diversi per l'entrata in vigore, si applicano i 15 giorni di vacatio legis normale, quindi l'entrata in vigore è il 20 di aprile, e contiene dalla rubrica il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza. Qualcuno dice che più che riordino è il disordino, perché è particolarmente difficile da applicare, ma adesso lo vediamo. Quindi, alla luce di questo decreto 33 del 2013, la trasparenza nel nostro ordinamento giuridico significa due cose. La prima cosa significa il vecchio diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, dico vecchio perché introdotto ormai dall'articolo 22, degli articoli 22 e seguenti della legge 241 del 90, e quindi significa che se io sono interessato agli atti di un certo procedimento amministrativo, io e solo io ho diritto a vedere quegli atti. Dopodiché, a fianco a questo accesso, che è un accesso abbastanza limitato, viene introdotto un nuovo diritto di trasparenza, che significa diritto a trovare pubblicati sui siti web delle amministrazioni una serie di informazioni relative al loro funzionamento, e cioè relative alla gestione della cosa pubblica. Per carità, si tratta assolutamente di un trend iniziato già da molto tempo, no? Non si tratta di una cosa recente, si tratta di una cosa iniziata già da tempo, ma nel decreto 33 del 2013 trova finalmente compimento. Come vedete, l'articolo 1 dice che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse sul controllo, sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Mi sembra che l'obiettivo sia chiaro, no? E cioè noi dobbiamo favorire controllo di quello che fanno le amministrazioni. Come lo facciamo? Lo facciamo imponendo alle amministrazioni di pubblicare sui siti web una serie di dati e di informazioni. Chi lo deve fare? Questa è una domanda che già ho visto che ci possiamo smarcare. Chi è tenuto a rispettare questo decreto? Sicuramente tutte le pubbliche amministrazioni, di cui al 165 del 2001, oltre alle società partecipate. Quindi, le scuole sono tenute? Sì, sono tenute. Quali sono gli obblighi principali? Dobbiamo pubblicare sui siti, in quella sezione amministrazione trasparente, una serie di atti e documenti. Dobbiamo predisporre? Sì, dobbiamo predisporre ed aggiornare il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, perché si scrive che si dice che ogni amministrazione lo deve fare, ogni amministrazione compresa compresa la scuola. Deve essere, viene istituito una figura di responsabile della trasparenza che, se non diversamente nominato, coincide con il responsabile dell'anticorruzione. Come devo pubblicare queste cose? Le devo pubblicare in open data. Buon lavoro. Nel senso che non stiamo parlando di PDF, né di PDF scansionati, ma nemmeno di PDF, cioè non esiste il concetto di PDF. Stiamo parlando, ad esempio, di CSV come tabelle. Dopodiché poi sui formati ritorneremo, però quello che mi interessa è: dobbiamo farlo come open data, non come PDF, e questo già sarà un problema. Ce ne rendiamo conto. Perché in open data? Perché dobbiamo incentivare la confrontabilità. Se io